Amiche e amici del Tappeto Volante, ben ritrovati. Questa è la seconda stagione della nostra trasmissione. L'invito è sempre quello di iscrivervi al canale Centro Pime, ma soprattutto di commentare, di iscriverci e di farci sapere il vostro pensiero sulle tematiche che andiamo ad affrontare. Oggi parleremo di accoglienza, un tema caldo, un tema spesso legato agli sbarchi, agli ucraini, alla guerra, agli stranieri, alla protezione civile, alla politica. Ecco, noi vogliamo affrontare questo tema da una prospettiva completamente diversa. Per affrontare il tema dell'accoglienza, il punto di vista che abbiamo scelto è quello antropologico, è quello culturale, è quello spirituale. Già nell'antichità, infatti, nelle Metamorfosi di Ovidio, l'accoglienza ha il volto di Filemone e Bauci. In questo antico mito greco già troviamo che la parola accoglienza è profondamente legata alla parola dono. Filemone e Bauci sono una coppia di anziani molto povera e vivono nell'antica Lidia. Un giorno ricevono la visita del dio Zeus e del dio Hermes sotto mentite spoglie di due viandanti. La coppia, nonostante l'estrema povertà, accoglie prontamente i due forestieri, li fa entrare nella loro casa fatiscente e condivide il pochissimo cibo che hanno a disposizione. Colpiti da tanta generosità, gli dei decidono di rivelare la loro vera identità e ricompensare la coppia permettendo loro di esprimere un desiderio. Filemone e Bauci chiedono di diventare sacerdoti del tempio di Zeus e di morire insieme per evitare ad uno dei due la pena di sopravvivere all'altro. La loro casa diventa immediatamente un tempio e gli dei decidono per la loro metamorfosi. Filemone e Bauci diventeranno due piante destinate a crescere insieme e a intrecciare per l'eternità i loro rami. Anche nella Bibbia c'è una storia simile, la ricordiamo tutti nella Genesi, la storia di Abramo, che si trova nell'ora più calda del giorno, sulla soglia della sua tenda, all'ombra, vede arrivare tre forestieri, corre loro incontro e li accoglie. Questi tre forestieri sono la divinità che sta visitando la sua casa, portando un messaggio inaudito. Abramo e Sara, nonostante la loro anzianità, avranno un figlio. E così questa coppia, da ospitale, si trova ospite di una nuova vita, ospite di una nuova avventura, quella di diventare genitori. Sì, ok, ma oggi chi sono Filemone e Bauci? Dove trovare le querce di Mamre? Ascoltando la testimonianza di due ragazze eritree, una testimonianza recente raccolta da Telling the Real Story, il programma dell'UNHCR che raccoglie storie sulla tratta, storie sul contrabbando di persone, nonostante la tragicità del racconto, ci sono motivi di speranza. Abbiamo lasciato l'Eritrea all'inizio di marzo e con noi viaggiavano tre giovani, ma non sapevamo chi fossero. Quando siamo arrivati al confine, il trafficante ha chiamato qualcuno e gli ha detto di venire con una macchina. Sono arrivati tre uomini che ci hanno chiesto di salire a bordo e subito il trafficante è scomparso. Tutti noi siamo stati bendati e portati in una casa dove hanno iniziato a picchiarci e ci hanno detto di chiamare le nostre famiglie chiedendoci più di 6.000 dollari. Le nostre famiglie hanno detto che non potevano permettersi di pagare la somma richiesta. Io e la mia amica eravamo legate e siamo state violentate davanti ai giovani. Hanno continuato a farlo per 5 giorni. Una sera io e la mia amica abbiamo chiesto di uscire per fare i nostri bisogni e abbiamo subito scavalcato il muro. I trafficanti ci hanno inseguito, ma abbiamo trovato un grande albero dove ci siamo nascoste per diverse ore. Abbiamo camminato a piedi nudi perché i trafficanti ci avevano tolto le scarpe. Eravamo molto spaventate. Abbiamo camminato per un giorno intero prima di arrivare in una fattoria dove una coppia ci ha accolto in casa e dato cibo e acqua e sapone per lavarci. Noi non conosciamo i nomi di quella coppia generosa. La testimonianza non lo riporta, ma questo non importa. Quella coppia con acqua, cibo, sapone si è fatta prossima all'umanità sofferente. Sì, ma che cosa ci ha guadagnato? Lo spiega bene Enzo Bianchi nel suo libro Ero straniero e mi avete accolto. In altre parole, perché dare ospitalità? Perché si è uomini, per divenire uomini, per umanizzare la propria umanità. Ciascuno di noi, in quanto venuto al mondo, è lui stesso ospite dell'umano.
Ecco allora alcuni semplici passi per diventare accoglienti. Il primo è quello di superare la paura. Gesù nel Vangelo lo ripete molto spesso ai suoi discepoli: non abbiate paura, non temete. Pensate, nella Bibbia questa indicazione è presente 365 volte, praticamente una volta al giorno. La paura, inoltre, è anche il titolo di un famoso monologo di Giorgio Gaber. Lui si immagina in una notte a Milano, in una strada semideserta e buia, che un uomo gli venga incontro. Immediatamente inizia a immaginare una serie di cose. Potrebbe essere Jack lo Squartatore, potrebbe essere un assassino, sicuramente qualcuno che gli vuole fare del male. Ma in realtà in questo incontro scoprirà una semplice verità. Niente. Era soltanto un uomo. Un uomo che senza il minimo sospetto mi ha sorriso come fossimo due persone. Strano. Ho avuto paura di un'ombra della notte. Ho pensato di tutto. L'unica cosa che non ho pensato è che potesse essere semplicemente una persona. Il secondo passo verso l'accoglienza ce lo indica Abramo con il suo stare sulla soglia. Solo da quel punto, infatti, noi possiamo vedere che cosa c'è dentro la nostra tenda, cioè la nostra storia, la nostra identità, i nostri affetti più cari, più intimi. Ma dall'altra parte, stando sulla soglia, noi possiamo anche scrutare l'orizzonte, guardare quello che c'è fuori, il mondo e la sua complessità. Il terzo suggerimento per diventare accoglienti lo raccogliamo da quella coppia che ha aperto la sua fattoria alle ragazze eritree. Quella coppia ha rischiato, quella coppia ha saputo metterci la faccia e farsi prossima all'umanità sofferente. Sì, ma una domanda sorge spontanea. Ma non stiamo esagerando con questa accoglienza? Non è l'accoglienza una nuova ideologia? Anzi, stiamo riducendo il cristianesimo all'accoglienza? Beh, a questa domanda ha risposto Ermanno Olmi nel 2011, quando ha presentato il suo ultimo film, Il villaggio di cartone. Nel film Il villaggio di cartone, un anziano prete vede smantellare la sua chiesa e tutti i simboli religiosi che in essa vi sono contenuti. La chiesa infatti deve diventare un centro di accoglienza per immigrati, ma è proprio grazie alla presenza di queste persone che l'anziano prete ritrova la fede che da tempo ormai vacillava. Il messaggio di Olmi è chiarissimo: il vero tempio di Dio è l'umanità vivente. Il visionario regista bergamasco ha risposto così a quel critico che gli poneva dunque quella domanda. Cosa c'è di più importante dell'accoglienza? Che cosa? La sacralità dei simboli? Il simbolo deve rimandare ad una realtà di carne per avere valore. Non è possibile genuflettersi davanti a un Cristo di cartone o di legno e poi non avere solidarietà per chi soffre. È troppo comodo. E questa convinzione è la mia forza. L'accoglienza dunque non è una debolezza, ma è una forza che può cambiare la vita di chi è accolto, ma come abbiamo visto può cambiare la vita anche di chi accoglie. Anzi, direi, può cambiare la vita di una intera comunità. E questa è l'esperienza anche che ci arriva dalla Thailandia, dove festeggiamo quest'anno i 50 anni di presenza dei missionari del PIME. Nel centro San Joseph di Pre, dove quotidianamente vengono accolte, si dà ospitalità a persone con disabilità, c'è la possibilità di esperire questa modalità di accoglienza. In alcune zone della Thailandia, per credenze e tradizione, la presenza in famiglia di un bambino o di una persona con disabilità viene considerata l'espiazione di un male legato ad una vita precedente. Per questa ragione spesso le persone con disabilità sono fortemente discriminate, discriminate a tal punto che alcune volte neanche vengono registrate all'anagrafe, perdendo di fatto tutti i loro diritti. I missionari del PIME in Thailandia, con il centro San Joseph di Pre, tentano di offrire un avvenire diverso a queste persone, accogliendo con gioia bambini, giovani e adulti con disabilità. Anche i missionari del PIME dunque ci ricordano che anche oggi possiamo incontrare Filemone e Bauci, anche oggi esistono le querce di Mamre. Sta a noi però farci trovare pronti, senza paura, sulla soglia.